Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. Allora, ricominciamo da quella messa in suffragio per Rocco Sollecito, il boss ucciso in Canada nel maggio scorso. Bene, non ci sarà nessuna messa, si sarebbe dovuta celebrare oggi pomeriggio alle 18.30 a Grumo, un paesino in provincia di Bari, così aveva detto il parroco ai fedeli, ma è arrivato subito e ci sono state molte polemiche. È arrivato il divieto del questore, che ha detto la cerimonia si può fare in forma strettamente privata questa mattina, aveva dato l'ok per questa mattina all'alba, come avviene in questi casi, e in realtà non c'è stata nessuna cerimonia. Il parroco, travolto dalle polemiche, ha detto che farà avere tra poco ai suoi fedeli la sua posizione su questa vicenda. Iniziamo da qui. A Grumo salta la messa per il boss ucciso in Canada. Dopo lo stop del questore è arrivato anche il no del vescovo, ma il parroco non si piega. Nonostante infatti la ferma volontà del parroco del comune Don Michele delle Foglie di voler celebrare la messa in memoria di Rocco Sollecito, il boss originario del paese della provincia di Bari, alla fine la celebrazione in suffragio non si è svolta. Don Michele ha desistito. Io seguo le indicazioni del vescovo, non quelle del questore, ha detto ai suoi collaboratori, e tuttavia il sacerdote ubbidisce al vescovo, ma sembra non accettare fino in fondo neanche le ragioni del suo superiore. Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari, infatti, dopo tutte le polemiche sollevate dal caso, ieri ha scritto una lettera prendendo le distanze dall'iniziale decisione del prete e invitandolo a non celebrare la messa in favore del boss. Questa mattina quindi non è stata aperta la chiesa alle 6, l'orario imposto dal questore Carmine Esposito per la celebrazione. In nome del decoro e dell'ordine pubblico non c'era il sacerdote, né tanto meno i parenti e il figlio del boss Franco, arrivato dal Canada per le vacanze di Natale. Inizialmente Don Michele aveva fatto affiggere dei manifesti con cui invitava i fedeli alla messa in suffragio del boss alle ore 18.30, come era accaduto 7 mesi fa, a maggio, quando Rocco Sollecito era stato ucciso da un sicario appostato nel gabbiotto di una fermata degli autobus a Montreal, e il questore di Bari aveva già imposto al prete di dire messa all'alba. Ma questa volta Don Michele ha voluto a tutti i costi difendere la sua iniziativa. Io ho il dovere di celebrare come pastore le messe, non onorano ma ricordano, dopo la morte siamo tutti uguali. Chiamato in causa, il vescovo Cacucci prende le distanze e parla di una decisione presa dal prete senza consultare l'ordine diocesano. Rocco Sollecito era considerato uno degli elementi di spicco del clan Rizzuto, cosca influente in tutto il Nord America, con interessi soprattutto nella droga, in collegamento con il potente clan di John Gotti. Il suo assassinio è solo uno dei tanti avvenuti dopo l'arresto e la morte del boss locale Vito Rizzuto, la cui scomparsa aveva innescato una lunga e sanguinosa faida in Canada. Nella vicenda della messa contestata entra stamani anche il sindaco Michele Datri, pesantemente: quel parroco incompatibile col paese, hanno letteralmente spaccato in due la comunità civile e religiosa di Grumo. Poi allude ad affari della famiglia Sollecito a Grumo, sostiene che il parroco li difende e chiede al vescovo provvedimenti esemplari nei confronti di Don Michele. Il parroco non molle, ha fatto sapere che nelle prossime ore renderà nota la sua posizione sulla vicenda, leggerà un comunicato ai fedeli della parrocchia durante la messa delle 18.30 e ha chiesto anche al Papa di essere ricevuto come il padre accoglie il figlio nel dolore. E quello che è appena passato è stato sicuramente un Natale molto difficile per i terremotati, per gli sfollati fuori casa, con l'incognita di quello che sarà del loro futuro, ed è una difficoltà sulla quale ha voluto richiamare l'attenzione il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ancora una volta con una provocazione. Ha invitato i nostri politici a passare 2 giorni nelle zone terremotate, a vivere come vivono loro, a fare quello che fanno gli amministratori, e stiamo dando una grossa opportunità ai nostri politici per fare meglio, ha detto Pirozzi, e finora 9 parlamentari hanno risposto all'appello. Venite qui e sporcatevi le mani con noi per qualche giorno, senza dimenticare gli scarponi per il fango. E l'ultima virtuosa provocazione di Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, comune laziale completamente distrutto dal sisma del 24 agosto scorso. Il primo cittadino ha invitato i rappresentanti delle forze politiche in Parlamento a mettersi nei panni dei terremotati, di tutti i terremotati, semplici cittadini e pubblici amministratori, condividendo con loro speranze, miserie, lavoro sul campo. Finora la chiamata
armata di Pirozzi, hanno risposto 9 parlamentari. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, in rappresentanza dei 5 Stelle con la senatrice Elena Fattori, le deputate Barbara Saltamartini, Lega Nord, e Dorina Bianchi, Nuovo Centrodestra, Mattarelli, Gruppo Misto, e 4 deputati del PD, ma l'invito è ancora aperto. Per cui una condivisione per 48-72 insieme, stando nelle tende, vivere la vita di tutti i giorni, confrontarsi con le problematiche legate a una burocrazia che spesse volte diventa, diciamo, asfissiante, perché, come dico sempre, in tempo di pace che ci sono dei tempi, ma in tempi di guerra ci devono essere altri. Il programma minuziosamente stilato da Pirozzi per i parlamentari prevede notte in tenda e pasti alla mensa, una visita agli uffici sommersi dalle scartoffie, oltre alla partecipazione alle riunioni organizzative, comprese le assegnazioni dei moduli abitativi, visita sui monumenti caduti. No, le case ne stanno arrivando, pure lì bisogna accelerare, bisogna snellire le procedure. Per capire se le leggi funzionano bisogna andare direttamente sul territorio, il commento di Luigi Di Maio, mentre il deputato PD Melilli dice: ci stiamo concentrando sulle emergenze, gli alloggi, le strade, le macerie, poi incontreremo Errani, il commissario straordinario per la ricostruzione. I parlamentari seguono Pirozzi nella sua giornata tipo di primo cittadino senza fascia dal 24 agosto, perché è rimasta sotto le macerie di un paese che non c'è più. Il soggiorno prevede la condivisione di spazi e mensa con i terremotati in attesa di riprendere possesso della propria vita. È un incontro ravvicinato con i problemi quotidiani, visita guidata nelle 113 chiese evacuate e tra le abitazioni pericolanti che non si riesce ad abbattere, tutti sotto braccio a Pirozzi, il sindaco che per ottenere la rimozione delle macerie aveva minacciato di chiudere il paese e che nell'ultimo post su Facebook ha scritto il suo inno alla ricostruzione, parlando di una comunità prigioniera di un sogno. E a pochi giorni dalle novità sul omicidio di Garlasco, sull'omicidio di Chiara Poggi, con la nuova iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, che è un amico del fratello di Chiara, questa mattina sono i legali della famiglia Poggi a prendere una posizione proprio su questo. Cosa hanno detto con una nota? Sasi è l'unico responsabile dell'omicidio, le altre ipotesi sono infondate. Non c'è alcun errore giudiziario. I legali della famiglia Poggi non credono che ad uccidere Chiara possa essere stata un'altra persona rispetto ad Alberto Stasi, che per questo delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. L'ipotesi prospettata alcune settimane fa dai difensori di Stasi viene giudicata infondata dagli avvocati della famiglia Poggi, che questa mattina hanno depositato in procura a Pavia una memoria per ribadire che quanto scritto nella sentenza passata in giudicato di condanna a carico di Alberto Stasi corrisponde all'unica verità certa. Abbiamo anche ribadito con forza che contestiamo le modalità con le quali si è proceduto una comparazione genetica rispetto a una perizia certa, si è frapposta una consulenza di parte privata sulle cui modalità, torno a dire, non vi è nessunissima garanzia. Gli avvocati Tizzone e compagna sottolineano in una nota la totale infondatezza di qualsiasi ipotesi volta a prospettare delle responsabilità di terzi nell'omicidio di Chiara, il cui unico autore, sottolineano, è già stato condannato da una sentenza irrevocabile emessa in nome del popolo italiano. Gli avvocati si sono detti inoltre dispiaciuti e sconcertati dinanzi alle notizie di stampa di questi giorni. Le risultanze di indagini private condotte dalla difesa di Alberto Stasi potrebbero dimostrare che ad uccidere la ragazza di Garlasco sarebbe stato un giovane del luogo, amico del fratello di Chiara. Nei giorni scorsi la difesa ha depositato alla Procura Generale a Milano la richiesta di rimettere mano al procedimento in cui l'ex studente bocconiano è stato sempre l'unico imputato. Istanza che si fonda principalmente sui risultati di indagini genetiche affidate ad un esperto di fiducia che avrebbe scoperto che il DNA estrapolato dalle unghie della ragazza sarebbe compatibile con quello dell'amico del fratello di Chiara, che avrebbe frequentato la villetta di via Pascoli a Garlasco. La condanna a carico di Alberto Stasi non si è mai basata sul presunto ritrovamento di DNA del medesimo sotto le unghie di Chiara Poggi. La condanna a carico di Alberto Stasi dipende da 7 elementi chiari, precisi, concordanti, che nulla attengono appunto a questa verifica. La decisione se riaprire o meno il processo è ora nelle mani del Tribunale di Brescia.
Adesso parliamo di lavoro e immigrati con dei dati, dei numeri che ci dicono che in 4 anni sono cresciute del 21% il numero di aziende guidate da immigrati e soprattutto a Roma e nella sua provincia. Colf e badanti, le storie professionali degli immigrati cominciano quasi sempre così, poi cambiano e prendono altre strade. C'è chi apre un'impresa, diventa più forte, resiste meglio agli scossoni della crisi. Per esempio nel caso di Madi Sakandé del Burkina Faso, che ha recuperato un'azienda italiana in difficoltà nel comparto del freddo e l'ha rilanciata. O di Mohamed Sbahi, siriano, che ha cominciato ad importare specialità alimentari dal Medio Oriente e dall'Africa e poi ha ampliato il suo raggio d'azione. La carica degli imprenditori stranieri non si arresta. Sono più di 550.000 le aziende a guida immigrata registrate in Italia alla fine del 2015, il 9,1% del totale. In 4 anni, calcola il rapporto annuale immigrazione e imprenditoria redatto da IDOS e Unioncamere, sono aumentate di oltre il 21%, mentre nello stesso periodo il numero delle imprese registrate in Italia ha fatto rilevare un calo dello 0,9%. In provincia di Roma addirittura, secondo una rielaborazione della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese di Roma, il saldo positivo delle aziende a conduzione immigrata degli ultimi 4 anni è stato del 42%. Gli immigrati contrastano i tempi duri della crisi con una inarrestabile voglia di farcela. Nonostante tutto, spesso occupano le nicchie lasciate libere dagli italiani, soprattutto nel settore delle piccole imprese artigiane, in bianchini, carpentieri, trasportatori, sarti, giardinieri, panettieri, cuochi. Nel commercio la fanno da padroni marocchini, bangladesi e senegalesi. L'edilizia è una specialità tutta romena e albanese. Nella manifattura i cinesi non li batte nessuno. Le aziende spesso sono piccolissime. In 8 casi su 10, infatti, i migranti guidano ditte individuali. Sono quasi l'80% contro il 50,9% delle aziende degli italiani. Per lo più le ditte sono gestite da giovani e in 2 casi su 10 sono donne. In Toscana un record, qui gli immigrati tentano la carta dell'artigianato. Le imprese così catalogate rappresentano quasi il 20% del totale e in tutta Italia sono pochi invece gli immigrati nei settori emergenti come le start-up, ma tutti quelli che lavorano concorrono a produrre ricchezza, più precisamente il 6,7% di quella complessiva. E altri dati, altri numeri, quelli drammatici che riguardano gli incidenti stradali. C'è stato un ultimo caso nel giorno di Natale, un incidente a Gemona del Friuli in provincia di Udine, dove è rimasto gravemente ferito un bambino. E questo ha riposto l'accento su appunto i dati degli incidenti stradali, che ci dicono che ci sono sempre più minori tra le vittime. E poi infatti vedete con l'aiuto della nostra grafica, 59 incidenti mortali nell'ultimo anno, nei quali sono morti anche 61 minorenni, una media di 5 incidenti al mese. In Italia il tasso di mortalità per gli incidenti è pari al 56,3%, a fronte della media europea del 52%. Per la prima volta dal 2001 le vittime di incidenti sono cresciute, nonostante la legge sull'omicidio stradale approvata 9 mesi fa del 1,4%, e questo era l'ultimo nostro cartello. Adesso un caso che sembrava chiuso, quello dei quadri rubati a Verona, rimasti un anno in Ucraina e pochi giorni fa rientrati nel nostro paese, invece si riapre il caso, le polemiche, perché la Lega attacca per quella restituzione, dicono è stato pagato 1 milione di euro. Sentite. Non è finita con le strette di mano e gli applausi alla storia delle 17 opere rubate a Verona, ritrovate in Ucraina e tornate mercoledì scorso al Museo di Castelvecchio. Dopo più di un anno si aggiunge un capitolo velenoso. Il 20 dicembre, tra le note del sito del Ministero degli Esteri italiano, era comparsa questa nota. L'Italia ha destinato un contributo di emergenza di 1 milione di euro in 2 tranche di finanziamento, il primo di 700.000 euro, al Programma Alimentare Mondiale, PAM, per la distribuzione di razioni
pensioni alimentari e di aiuti in contanti alle categorie più vulnerabili della popolazione civile per attenuare l'impatto umanitario del conflitto in corso nelle regioni orientali dell'Ucraina. Un secondo finanziamento di 300.000 euro servirà a un progetto di sminamento umanitario a corsi di educazione a rischio a favore di bambini in età scolare e prescolare nelle zone in cui sono presenti mine e residuati bellici esplosivi. Una meritevole iniziativa solidale in clima natalizio, ma qualcuno non la pensa così e ha legato quella donazione alla restituzione dei quadri e da contributo quel milione di euro è diventato un riscatto. A pensarla così il consigliere regionale leghista Luciano Sandonà, che promette un'interrogazione parlamentare per capire se quella cifra sia stata sborsata sotto forma di aiuti umanitari per sbloccare una situazione che rischiava di diventare imbarazzante. Le 17 opere del valore stimato di circa 20 milioni, autori, maestri quali Rubens, Bellini, Mantegna e Tintoretto, sono state trattenute per mesi dal governo ucraino. Le autorità giudiziarie di Kiev non rispondevano alle richieste di restituzione avviate con regolare rogatoria internazionale. Il presidente Poroshenko, al quale il sindaco Tosi offrì la cittadinanza onoraria di Verona, aveva capito che quel tesoro artistico poteva avere un valore aggiunto politico nel suo tentativo di accreditarsi tra i paesi europei nel ruolo di anti-Putin, e non è un caso che nel comunicato ufficiale sul sito della presidenza ucraina, nella cronaca delle cerimonie per la restituzione dei quadri, ha spazio anche la vicenda di quella che viene chiamata l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'annessione illegale della Crimea. Non è finita dunque con il rientro nelle sale da dove erano stati staccati la vicenda delle 17 opere finite prima alla mercé di una banda italo-moldava che le ha abbandonate sul greto di un lago in Ucraina e poi nel mezzo di un braccio di ferro diplomatico. Fino al 22 gennaio saranno esposte in una sala dedicata del museo con biglietto al prezzo di un euro. Poi è probabile che finiscano ancora nella polemica politica. A Verona si voterà tra qualche mese per il nuovo sindaco e Tosi, fuoriuscito dalla Lega, spera nel terzo mandato. E anche per oggi è tutto, l'appuntamento con l'informazione questa sera alle 20. Noi ci vediamo domani col TG Cronache dopo il TG delle 13.30. Buona giornata.